Via libera del Consiglio Comunale di Ponte Cagnano Faiano con 16 voti favorevoli ed uno solo contrario al masterplan per lo sviluppo dell'aeroporto di Salerno. L'Assise ha dato l'ok al piano, che sarà oggetto di una conferenza dei servizi convocata per mercoledì al Ministero delle Infrastrutture, rimandando tuttavia alle commissioni competenti la discussione sugli aspetti critici della questione. Unico voto contrario quello del consigliere di Movimento Libero Angelo Mazza. Critico invece il circolo di Sinistra Italiana. Lo sviluppo dello scalo non avvenga sulla pelle dei cittadini. È una posizione che tiene conto della volontà chiara di fare sì l'opera, di accompagnarla, ma anche di essere protagonisti nelle scelte decisionali, nel percorso, in una rivoluzione un po' anche dal punto di vista urbanistica che deve considerare l'aeroporto come una grande opportunità di sviluppo, di occupazione per tutto il territorio di Ponte Cagnano Faiano. Negli anni precedenti purtroppo noi abbiamo subito quest'opera, siamo stati emarginati nelle scelte, a mio avviso anche perché per incapacità dell'amministrazione. Oggi invece abbiamo una grande sfida davanti che penso che possiamo raccogliere insieme sia con la maggioranza che con la minoranza, ad eccezione magari di chi ha ritenuto di non voler partecipare al dibattito, di non trovare una sintesi, ma ha preferito stare fuori a fumare una sigaretta. Problematica e spropri. Come si muoverà l'amministrazione? Si dice che, i dati lo certificano, che i prezzi dati agli espropri, le cifre degli espropri sono inferiori a quelli che sono i valori di mercato. In questo senso come si muoverà l'amministrazione? Beh, noi abbiamo fatto un ragionamento importante, c'è un impegno preciso che è quello di accompagnare anche chi da questa scelta importante che coinvolge l'interesse di tanti cittadini può avere, diciamo, una posizione di debolezza perché è coinvolto negli espropri piuttosto che qualche azienda agricola che è confinante. Su questi, diciamo, interessi anche di singoli o di una collettività ristretta, noi comunque abbiamo intenzione di accompagnarli, di tutelarli, di capire diciamo, insieme a questi cittadini cosa si può fare, con la consapevolezza che la fase degli espropri è una fase tecnica che non è di competenza del Comune, però certamente metteremo e daremo indicazione agli uffici competenti di fare tutto il possibile per accompagnare, tutelare e difendere i cittadini residenti a Ponte Cagnano Faiano. Un altro aspetto importante e fondamentale è quello della tutela ambientale, quello dell'attenzione all'ambiente, è quello comunque di organizzare all'interno, attorno all'aeroporto, un sistema di viabilità che possa essere funzionale, una pianificazione urbanistica che possa finalmente far sì che anche tutte le aree che insistono sul territorio di Ponte Cagnano Faiano possano essere, diciamo, a vocazione turistica, con alberghi, con attività di servizio, logistiche e quindi a supporto dell'aeroporto.